Una vita spesa a creare melodie d'amore indimenticabili e struggenti, una musica che si nutre degli ideali del suo tempo, gli ideali di una gioventù che ha saputo immaginare un futuro libero all'insegna del riscatto e della dignità. Piccole anime per grandi passioni, diceva lui, ovvero le storie di gente comune travolta da sentimenti, eventi, passioni eccezionali, come i ragazzi che hanno fatto l'Impresa dei Mille e dunque hanno fatto l'Unità d'Italia, ma anche come Manon Lescaut, Tosca Florio, Madame Butterfly o la Mimì de la Bohème. Nato nel 1858, 3 anni prima che si realizzasse il sogno dell'Unità d'Italia, Giacomo Puccini vive un'esistenza straordinaria che lega insieme passato e futuro. L'Italia del bel canto all'Italia del primo Novecento, che sta sulla scena internazionale insieme ai grandi del mondo. E questa storia si apre con un documento eccezionale, mai visto nella sua interezza, un documentario commissionato dallo stesso Puccini sulla sua vita, nel 1915. Per 2 volte Puccini ha realizzato 2 documentari con la sua persona. Uno fatto in maniera più dilettantesca e l'altro invece 8 minuti di una professionalità elevatissima. Quando è a caccia, spara alle folaghe, a un certo punto si lascia sfuggire di guardare in macchina e fa un gesto per dire agli spettatori come sono bravo, no? Perché era un pavone Puccini. I love Mr. Giacomo Puccini and I love his melody. Tutte le ragazze si innamoravano di Puccini e della sua musica. Da uomo moderno qual era, voleva che quel documentario fosse proiettato nei grandi teatri prima della realizzazione di un'opera. Capite quale modernità aveva una cosa di questo genere. Davanti a Torre del Lago, vivo d'arte e vivo d'amore. Puccini è stato il primo in assoluto, quindi un genio della comunicazione. L'uomo che ha creato l'armonia, che ha fatto cantare gli esseri umani come nessun altro.
Puccini. Collocare Puccini nel suo tempo è molto difficile. Non si può dire che sia stato un uomo del suo tempo, direi piuttosto che ha attraversato i tempi. È nato in pieno risorgimento ed è morto quando il partito fascista era già una realtà politica. Ha vissuto l'intera parabola dello Stato post-unitario. Io mi occupo di Puccini da 20 anni, ma l'immagine che ho di lui cambia costantemente di anno in anno. Nonostante le numerose fonti, ancora oggi io non so dire che uomo fosse. Sicuramente era un personaggio complesso. Per noi Puccini è uno di noi, è uno che ha vissuto insieme a noi ed è una figura familiare. È il primo a comprarsi un fonografo Edison, è il primo ad avere le macchine, diciamo, alla moda. È il primo a circondarsi di tutte le scoperte degli inizi del Novecento. Giacomo Puccini si riesce bene a cogliere nelle lettere. Le sue lettere sono già quasi, potremmo dire, delle partiture. Lui non usa segni di punteggiatura tradizionali, usa solo dei trattini, usa gli spazi della pagina in maniera molto creativa e usa un linguaggio che spazia da quello scurrile a un linguaggio invece assolutamente raffinato. Addirittura ci sono lettere che Puccini scrive in latino, ci sono tentativi di lettere in lingue maccheroniche, ci sono lettere rebus, che possono essere decodificate soltanto se si riesce a fare un gioco enigmistico proprio, e non sempre semplice. Puccini è nato in una famiglia borghese di Lucca, città che per secoli si era mantenuta libera e autonoma. La sua famiglia, all'interno del contesto sociale e culturale, ha sempre avuto un ruolo importante. I suoi avi erano quasi tutti direttori d'orchestra e musicisti. Nel 1880 Puccini ha 22 anni. Anche lui, come il padre, sembra destinato a diventare maestro di cappella del Duomo di Lucca. Ma a 18 anni, assistendo alla Ida di Verdi a Pisa, Puccini ha una folgorazione. La sua strada è sì quella della musica, ma quella del teatro musicale, insomma la strada dell'opera. E la sua città allora è Milano, ma gli studi al conservatorio naturalmente costano. Bisogna trovare i soldi per la retta e la madre di Puccini scrive addirittura alla Casa Reale. Sarà così la regina Margherita a pagare gli studi al futuro erede di Verdi. Puccini inizia il suo percorso a Milano, al conservatorio, con Amilcare Ponchielli, che l'ha portato subito nel centro delle problematiche musicali di quel periodo. È che io vorrei fare una Manon all'italiana, capito? Perché Massenet l'ha fatta con la Cipria, Minuetto e io... Ma tu la vuoi fare allora? Sicuro. Ma non quella di Leoncavallo. Puccini ha creato un suo percorso totalmente indipendente da quelle che erano le tendenze italiane di quegli anni. Cosa ha fatto questo artista per convincerci di essere un buon investimento? Questa indipendenza di Puccini nel panorama italiano ne ha fatto per molti anni un autore sospetto, per poi finalmente capirne la grandezza. Noi crediamo sinceramente che il Puccini
possa essere il compositore che l'Italia aspetta da tempo. E immagino che non sono io a dirlo, ma il Gramola sul Corriere. La grandezza sta appunto nella estrema e straordinaria qualità musicale di queste opere, che sanno raccogliere in un ordito caratteristico specificamente di Puccini esperienze molto diverse, non solo di Wagner ma anche di altri autori, per esempio Debussy, Strauss, Schoenberg. Abbiamo bisogno di un erede del Verdi, o di un successore, insomma, di un possibile principe ereditario di quel re che purtroppo non può durare in eterno. Puccini, all'inizio del XX secolo, riprende Wagner e cerca di fondere il sinfonismo tedesco e il bel canto italiano. Non sempre vi riesce con successo, ma questa sarà la caratteristica predominante dello stile armonico del Puccini dell'ultimo periodo. Puccini aveva attorno a sé molte persone e aveva anche molte residenze. Torre del Lago, la casa natale di Lucca, Milano e la buona società. A Torre del Lago si circondava di gente semplice con cui andava a caccia. Era un cacciatore molto temuto perché non aveva un gran tiro. Ha condotto vari stili di vita, ma gli erano tutti ugualmente necessari. Questa pineta lontana, questi colori che proprio in giornate come questi si sprigionano, così cupi, così grigi. È l'ambiente di Puccini. L'ambiente rurale di Torre del Lago è per lui molto importante. Ci trascorreva mesi interi. All'epoca era un piccolissimo villaggio di importanza marginale e di ben poche attrattive. Ci vivevano persone umili e povere. A lui Torre del Lago dava serenità. Lì poteva vivere come una persona normale e vi trovava riposo dopo le fatiche del lavoro. Le serate in compagnia, il bere con persone semplici, erano un aspetto fondamentale della sua vita creativa. Avevano fatto un codice di comportamento molto carino, molto scherzoso, molto burlesco. Ecco alcuni comandamenti del circolo ricreativo di Torre del Lago, nato nel 1896 col nome di Club La Bohème. Articolo 1. I soci del Club La Bohème giurano di bere bene e di mangiare meglio. Secondo, secondo. Riuscito a metterli insieme, a fare la storia sua, della sua giovinezza, e aveva gli amici con i quali aveva quel tipo di rapporto. Si sfottevano, parlavano di fucili, però era un mondo dove poi c'era una gran cultura sotto. Silenzio! Torre del Lago, insomma, rimane e rimarrà sempre per Giacomo Puccini il luogo dell'anima. Nel 1908, a 50 anni, Puccini è una celebrità. Manon Lescaut, Bohème, Tosca, Madame Butterfly lo hanno consacrato verso la critica e il pubblico. E non solo in Italia, ma in Europa, addirittura negli Stati Uniti. Ma nella sua vita, però, sta per scoppiare una crisi. La moglie Elvira, infatti, si convince che il marito ha una relazione con la cameriera Doria Manfredi. E dalle lettere che si scambiano Puccini e la moglie, in quei mesi esplodono amore, odio, gelosie e vendette in un intreccio fatale tra vita e melodramma. Da quel grande egoista e senza cuore che sei sempre stato. La storia è lunga, troppo dolorosa e non posso ora ridirla. Oggi mi si chiama in un tribunale a scolparmi di cose che non ho commesso e delle quali. Ora sto meglio, ma ho lo schifo alla gola per tanta infamia commessa. Col tuo egoismo hai distrutto una famiglia. Sì, meno superba con me e più espansiva.
Ma se un Dio c'è, dovrà farti pagare quello che hai fatto soffrire a me. E l'ora del castigo suonerà anche per te. Quando scoppia lo scandalo, nell'autunno del 1908, Puccini era sposato da 2 anni con Elvira, sebbene i due fossero una coppia di fatto già da molti anni. Avevano anche 2 figli già grandi, Fosca, nata dal primo matrimonio di Elvira, e Antonio, nato da Giacomo Puccini. La relazione con Elvira nasce quasi in maniera operistica, con parole che si trovano nelle lettere di Puccini assolutamente veementi, di passione. E poi invece incominciano ad affiorare nelle lettere le prime smagliature, le difficoltà, legate soprattutto a un aspetto, la gelosia. Es gab immer Krisen in dieser Ehe. Il loro matrimonio ha vissuto varie crisi, ma questa fu la più pesante. È probabile che vi siano state molte altre situazioni analoghe prima, e anche in questo caso Elvira credette che Puccini l'avesse tradita. Stavolta però è probabile che avesse torto. Wahrscheinlich hatte sie zum ersten Mal Unrecht. La gelosia è stata sempre un motore potente dell'azione dei melodrammi. Come mi guarda fiso, vien via, di me che far da ride, follia. In Puccini la gelosia è utilizzata o come, diciamo, caratterizzazione di civetteria femminile, nel personaggio per esempio di Musetta nella Bohème, o in Tosca come espediente che viene sfruttato da parte di Scarpia per indurre Tosca a confessare. Quando Scarpia cerca di insinuarle questi dubbi, lei all'inizio non vuole credere e parla con queste poche frasi e tronche. Non è neanche una melodia, sentite, sono poche note mozze, quasi parlate, che d'amore, le prove. Che d'amore, le prove. Sappiamo da poco tempo quello che è successo veramente. Si tratta di una scoperta piuttosto recente. Tutto è iniziato come una vendetta di Fosca, la figliastra di Giacomo Puccini. Lei era sposata, ma aveva un rapporto extraconiugale con un librettista di Puccini. Doria, la cameriera, trovò Fosca e il librettista insieme al letto e Fosca, per paura di essere smascherata, tentò di farla cacciare di casa, raccontando alla madre Elvira che in realtà era Doria ad essere l'amante di Puccini. Era una inserviente di casa Puccini, era stata assunta nel 1903 in occasione di un incidente automobilistico che era corso a Puccini. E quindi nel 9 aveva 24 anni. Doria è stata accusata e ha dovuto lasciare la casa senza possibilità di difendersi. Puccini si è comportato vigliaccamente, perché è vero che ha scritto delle lettere in cui diceva che lei era innocente, ma poi è fuggito da Torre del Lago a Roma, lasciandola sola a se stessa. Questo forse è uno dei principali errori di Puccini. Elvira era andata in giro per tutta Torre del Lago a dire pubblicamente che Doria Manfredi aveva una relazione col suo marito e che era una puttana. Per una ragazza poco più che ventenne, venire insultata in questo modo nel 1908 significava perdere il proprio ruolo sociale e ritrovarsi contro i suoi stessi genitori e l'intero villaggio, anche perché Puccini era il cittadino più importante di Torre del Lago. El
Elvira incontrò la Doria, la offese pubblicamente in strada, in presenza di altre persone. Il fratello furente scrisse a me che mi voleva ammazzare, perché ero l'amante della sua sorella, e questo l'aveva detto mia moglie. Insomma, la povera Doria aveva l'inferno in casa, il disonore fuori e ancora le offese di Elvira nelle orecchie. Non potendo più reggere alla situazione, Doria si è procurato un veleno e si è avvelenata. In un momento di grande sconforto, ingoiò 3 pastiglie di sublimato e morì dopo 5 giorni di atroci spasmi. Figurarsi cosa successe a Torre. Nella tua coscienza, se ne hai una, deve torturarti il pensiero di sapere tua moglie oggi imputata di cose che, seppure anche commesse, nessuno meglio di te sa la vera causa da cui è stata spinta. E se è vero che tutto nel mondo si sconta, tu lo sconterai. Poi, naturalmente, la gelosia si stempera nel dolore e quindi la musica immediatamente si fa più triste, più nostalgica. In realtà, nella vita di Puccini il dato aneddotico conta poco o nulla. Sin dalla prima opera, Le Viglie, e fino al capolavoro rimasto incompiuto, La Turandot, Puccini, infatti, è per antonomasia il grande compositore dell'animo femminile e l'artista che meglio di chiunque altro ha messo in scena nei suoi melodrammi tutte le passioni, i tormenti, la forza dirompente dell'amore di una donna. I suoi spartiti raccolgono una galleria di eroine struggenti e focose, controverse e chiacchierate, ma tutte indimenticabili. Puccini è la donna gelosa, innamorata, che offre la propria vita per l'amore. Tutti i personaggi femminili delle opere pucciniane sono complessi e rappresentano dei tipi femminili che potremmo dire chiacchierati. Io li ho adorati. Tutti, ho dovuto veramente entrare lentamente, conoscendo Puccini. Ho dovuto veramente studiare e capire non solo lui come compositore, la parte vocale, ma capire anche dove arrivavano i suoi personaggi. You all see that when you did it 5 years ago, it only came up to here. Yes. You had 5 inches less. You had 5 inches less. My God, it's very difficult. You know, I remember 5 years ago. Puccini va giustamente famoso per la capacità di analisi del carattere femminile. Ricordiamo che ha scritto un'opera, Suor Angelica, nella quale i personaggi maschili sono completamente banditi. Angelica commette l'errore di innamorarsi di un giovane, rimanere incinta e avere un figlio. Questo per la famiglia significava
la clausura. È drammaticissimo il momento quando Angelica dice: come dopo 7 anni venite a trovarmi e non parlate della cosa che mi appartiene, non dite una parola del figlio. Naturalmente quella parola è: il figlio è morto. E Angelica a questo punto va in un altro mondo, parla col figlio, e questo è delirio. Il punto più bello è per il pubblico immaginare il bambino. Io non posso vedere oggi produzioni di Angelica dove il bambino viene in scena, perché il bambino è negli occhi di Angelica. Il pubblico lo deve vedere attraverso il canto di Angelica. Tutti i personaggi femminili hanno un momento di visione. Per esempio, un momento di visione è quando Manon, finalmente in questa casa ricca, con tutti gli agi, però con un vecchio amante che dà tutte le possibilità ma non dà la cosa necessaria a Manon, che è l'amore. Puccini riesce a tratteggiare il suo personaggio e a dargli delle colorature psicologiche, delle colorature di profondità spirituale, anche qui con mezzi immediatamente musicali. Questa è la romanza. Sentite questa modulazione. Questa, in gergo tecnico, si chiama una modulazione per transizione, ovvero sia io passo da una tonalità, questa, a quest'altra, senza preparazione. Vuol dire che nella psicologia del personaggio sta avvenendo un trapasso importante, un momento di frattura. Infatti lei all'inizio ha detto: in quelle trine morbide, nell'alcova dorata, però poi dice: c'è un silenzio, un freddo che mi agghiaccia, quindi evidentemente le manca qualcosa, le manca l'amore. Ma non senza il suo degree non può vivere, ma non capisce che è la fine, e quindi canta quest'aria con tanta disperazione. E io che pensavo, nel camminare lontana, arrivando in questa terra sconosciuta che è la Louisiana, pensavo di trovare una terra nuova, pensavo di ritrovare la mia vita vicino a De Grieux, e invece sento che si avvicina qualcosa di terribile, e dice: non voglio morire. Più passa il tempo, più tocco fare lavoro con Puccini, mi arriva questo messaggio: la vita è amore, non è orgoglio, non è soldi, non è niente, è amore. Tutti noi abbiamo avuto la vita bohème.
guarda fumar dai mille comignoli parigi. E penso a quel poltrone d'un vecchio caminetto ingannatore. Mimì, in fondo, è una... è uno free spirit, come possiamo dire, è la libertà della gioia di vivere, cresce libera, povera e sa ricamare molto bene. Musetta sa cantare. Non vive l'amore lungo, vive l'amore al momento, con Marcello. Poi litigano e dice, senti, tu vai per la tua strada, io vado per la mia. Ma dopodomani si incontrano e si ritrovano e fanno l'amore ancora. E si amano terribilmente, uno non può fare meno dell'altro. Mimì è romantica, Mimì è la ricamatrice che si innamora di Rodolfo prima ancora di conoscerlo, perché lo intravede e poi bussa alla porta. Infatti è lei che bussa. Chi era? Una donna. Per farsi accendere la candela, che forse non era nemmeno spenta, l'aveva spenta lei. Mimì dice, ma io sono felice solo quando viene la primavera, perché io sono malata, non lo dice, però lei soffre il freddo anche perché purtroppo ha la tisi, ma noi non lo sappiamo ancora. Comunque la primavera mi porta il sole, mi porta il calore e col calore io mi sento felice. Eroine straordinarie che mettono in scena un nuovo tipo di donna, come non si era mai visto nelle opere di Rossini, Donizetti o Verdi. E del resto Puccini è un autore modernissimo, modernissimo in tutto. Le sue architetture musicali, le sue orchestrazioni, lo studio e l'uso dei singoli strumenti inseguono una modernità che non fa più parte del melodramma classico. È in un certo senso cinema. E infatti tra la musica di Puccini e la nuova arte, per le grandi masse, c'è da subito un legame fortissimo, ma tutto da scoprire. L'opera, quando è stata composta, l'opera in generale, rappresentava la colonna sonora della vita delle persone. Era come il cinema oggi. Puccini è stato un anticipatore di quello che poi il cinema è andato facendo, in particolare nei primissimi anni del sonoro. Basti pensare che il primo film sonoro italiano, 1930, La canzone dell'amore, conteneva la musica di Puccini. Si assiste ad un fenomeno durante il periodo del muto straordinario, cioè l'arrangiamento delle musiche di Puccini. Già in questa fase diventano colonna sonora.
riesce ad anticipare con degli espedienti puramente tecnici, puramente musicali, e alcuni stilemi di linguaggio che poi saranno propri addirittura della tecnica cinematografica. Tutte le opere di Puccini sono costruite sul leitmotiv, e cioè su un motivo associato a un personaggio o a un'idea che viene ripetuto all'interno dell'opera. Una specie di basso ostinato nella quale appunto viene descritta anche la incertezza, la paura. O Luigi, Luigi, bada te. Luigi, Luigi, bada te, può salire fra un momento. Il rapporto tra il personaggio in scena e il fuoriscena, cioè il fuoricampo. Questo è addirittura citato, se vogliamo, sia pure in maniera molto camuffata, in Roma città aperta di Rossellini. Guarda, prete, guarda, sei soddisfatto? Questa è la tua carità cristiana. Più forte, più forte. Allora, con Puccini noi abbiamo il recitativo, l'aria e la cabaletta. E devo dire che è lo stile nuovo, perché nel primo Verdi, Donizetti, Bellini, Rossini, abbiamo il teatro, la voce e il virtuosismo. Con Puccini c'è, ma noi non lo sentiamo. Quindi io credo che la cinepresa di Puccini si focalizzasse essenzialmente poi sugli scambi tra i personaggi, sul dialogo. La grande attenzione allo spettatore, al pubblico, che deve essere il vero protagonista e sentirsi emozionato, sentirsi emotivamente coinvolto nella storia. Non è immediatamente quello che io sto vedendo che può colpire la mia attenzione, ma magari un dettaglio che è preso in controcampo o con un'immagine sullo sfondo. Emblematica in questo senso è ad esempio l'introduzione del terzo quadro di Bohème, quando cade la neve e Puccini vuole riprodurre nell'uditorio la sensazione di freddo. E come lo fa? Con un accorgimento musicale assolutamente semplice e al tempo stesso geniale, cioè ricercando il cosiddetto effetto delle quinte vuote e con la ricerca di strumenti che proprio significano l'effetto tagliente, ecco, della musica. È necessario, per dare interesse, avere continuamente effetti, campane, rumori. Blin, blin, c'è la musica. Quello è proprio illustrato. Si sente male e c'ha proprio gli strappi, piccoli strappi in orchestra. Si sente meglio. Sì. La forza intrinseca e l'interesse del soggetto. Questo è il primo punto su cui egli si concentra. Lo studio che Puccini compie sui soggetti per rendere sempre interessante e quindi emotivamente interessante una vicenda è cinematografico.
è il compositore che il cinema ha più saccheggiato. Noi abbiamo campionato oltre 300 film contenenti le musiche di Puccini. Il Novecento non è soltanto il secolo del cinema, è anche il secolo del mondo nuovo. Nel 1910 Puccini sbarca a New York, lo attende il Metropolitan con la prima mondiale della Fanciulla del West. Ma l'avventura americana in realtà è anche l'inizio di una nuova avventura musicale. L'entusiasmo di Puccini si avverte anche nella sua voce, in un raro documento sonoro originale dell'epoca. Alle ore 12:30 pomeridiane. Del maestro Giacomo Puccini, coperto di gloria e d'onore. Buonasera ragazzi. Lontano 5.000 miglia dalla sua poetica ed ispiratrice torre del lago, lascerà incisa la sua parola e sarà un palpito d'affetto. Sono veramente grato al gran pubblico di New York per le accoglienze tanto entusiastiche che ha fatto alle mie opere. Accetto l'augurio del buon viaggio e finisco gridando America Forever! America war natürlich zu dieser Zeit. Gli Stati Uniti nel 1910 erano una sorta di dépendance dell'Italia. Basti pensare che soltanto da Lucca un terzo della popolazione era emigrata in America già sul finire dell'Ottocento. Stiamo parlando di cifre considerevoli. Con La Fanciulla del West inizia la tarda opera di Puccini. Quelle dell'ultimo periodo sono opere che non convincono il pubblico. Puccini abbandona lo stile operistico allora conosciuto, ovvero il cosiddetto bel canto. Noi vogliamo il canto, ma Puccini la pensava completamente diverso. È stato un rischio per lui tremendo. Ma lui aveva questa crisi dopo la Butterfly, in tutti i sensi, anche nella sua vita. E ha detto: cosa posso fare per trovare una nuova strada? Lui andò in America, fece questo viaggio e nelle sue lettere scrisse di aver ascoltato degli ottoni fantastici. Ci sta per esempio nel primo atto della Fanciulla un tema che, se noi non sapessimo che è di Puccini, potrebbe veramente appartenere a un ragtime di Scott Joplin. Sempre nel primo atto della Fanciulla, al ragtime si mischia il jazz nei suoi albori, in quindi quello stile che credo sia chiamato Dixieland. Qui l'orchestra espande in un modo incredibile. Mm.
Né La fanciulla del West è l'orchestra ad assumere il ruolo di vera forza narrante anche a discapito dei personaggi. Non è solo un alzare il sipario di un dramma, ma un alzare il sipario di un nuovo orizzonte musicale. Puccini ha anche introdotto in orchestra strumenti davvero inusuali. L'arpa con strisce di carta sulle corde, nella Fanciulla del West, per riprodurre il suono del banjo, oppure l'arpa a vento della Butterfly, o le campane in Tosca. L'ambientazione musicale è per lui fondamentale. È evidente come il maestro si recasse sui luoghi, accompagnato spesso da fotografi, per trarre documentazione. Lo fece tantissimo anche per le sue trame esotiche. Pensate che all'epoca di Puccini non era così facile andare a reperire questo materiale. Ad esempio, per la Madama Butterfly, Puccini entrò in contatto con un'attrice giapponese che gli promise di procurargli alcune musiche popolari giapponesi, e addirittura lui si interessò quasi di più alla pronuncia del giapponese originale, lasciando parlare l'attrice per sentire il cicaleccio delle voci femminili. L'opera di Puccini non è composta solo dalla musica. Tantissimi compositori si sono occupati soltanto di questo, scrivere musica. Ma per Puccini è altrettanto importante la storia. Questo è il segreto di Puccini. Tutto si appartiene e si completa vicendevolmente. Storia, parola e musica. Nel momento di musicare, poi, spesso Puccini richiedeva enormi interventi di modifica librettista, o perché aveva cambiato opinione, o perché aveva bisogno di determinati ritmi. E allora scrive cose buffissime ai propri librettisti, del tipo cocoricò, cocoricò, bistecca, per far intendere un ritmo che poi diventerà quando men vo soletta. Si sta facendo ancora modifiche, guardi che qua ci sono le bozze del libretto e ormai bisognerà stamparle. Puccini viene ricordato nelle sue opere insieme ai suoi librettisti, cosa che non succedeva per gli altri. Mascagni, ad esempio, non dice mai nulla dei suoi librettisti. Puccini voleva fossero un'equipe. Difficilmente affidava un soggetto a una sola persona. Attraverso le parole di uno dei protagonisti riusciamo a intendere quali sono le difficoltà che Illica non nega. Tu come fai? La prima stesura tutto bene, complimenti, bello, ci siamo. Poi? Più si va avanti più ti fai venire dei dubbi. È un'agonia, uno strazio, una persecuzione. Ma perché non si possono avere dei dubbi, no? Quelle sedute nostre, vere lotte dove venivano tagliati a pezzi lì per lì interi atti e rovinato così in un minuto il lungo e penoso lavoro di mesi. In quattro, perché Giulio Ricordi, che quelle sedute doveva dirigere, abbandonava sempre la poltrona della presidenza per scendere nell'emiciclo, 2 metri stretti stretti che la persona poderosa di Giacosa rendeva più angusti, difficili, faticosi. Giacosa era per noi l'equilibrio, nei momenti bui era il sole. Puccini, dopo ogni seduta, doveva correre dal manicure per rifarsi le unghie. Se le mangiava via tutte, fino all'osso. Il rapporto con Giulio Ricordi è come tra padre e figlio. Giulio Ricordi è l'editore italiano per antonomasia, è l'amico di Giuseppe Verdi, è lui a definire Puccini il successore di Verdi ed è lui che ha lavorato perché questa definizione diventasse una realtà. Ricordi è il primo e più spietato critico delle opere di Puccini. Il suo giudizio è sempre molto importante, come quello di un padre che dice: figliolo, hai fatto un buon lavoro. Cosa ha fatto oggi? Cosa ho fatto? Ho fatto la conserva di fragole, ho messo sotto spirito 4 chili di ciliegie. Tutto nella giornata, 4 chili. Mi prende anche in giro? No, parola. Questa notte lavoro. Nell'ultima parte della sua vita, Puccini, con la curiosità intellettuale che gli era propria, cercò nuove vie. E risale a questi anni il tentativo di collaborazione con D'Annunzio. D'Annunzio era convinto sostenitore di un teatro diverso da quello pucciniano. Un teatro fondamentalmente intellettuale. E la passione che Puccini ricerca nei soggetti diventa, nelle parole di D'Annunzio, fuoco. E non è esattamente la stessa cosa. Puccini voleva piccole anime e grandi passioni. Voleva una poesia assolutamente domestica, fatta delle semplici cose. D'Annunzio, sentilo qua, spero che non sarà difficile ai due amici
che siamo io e lui, capito? A pagare con equità e con nobiltà la collaborazione del poeta e del musico. Che siamo sempre io e lui. Intanto io cerco di ridurre le mie immaginazioni con una M sola che fa più morboso, come le labbra, la febbre. Un perfezionista instancabile, un uomo dall'ironia sempre pronta che con un graffio sa dissacrare anche i monumenti viventi. Puccini ha ormai 60 anni, comincia a sentirsi vecchio e a odiarsi per questo. E pensa addirittura alle rivoluzionarie tecniche di ringiovanimento dell'epoca, ad esempio a farsi impiantare delle ghiandole di scimmia. Ma soprattutto, con la Prima Guerra Mondiale, Giacomo Puccini è un artista costretto a restare inattivo. I teatri sono chiusi, i viaggi sono impossibili e per giunta sono morti i suoi librettisti abituali, i suoi collaboratori più fedeli. È come il presagio dell'ultimo sipario. Il dado è tratto, gettato il dado sulla rossa tavola della guerra. Gli italiani, anche i tedeschi, più tedeschi neutrali, perché se la prendono con me. A me mi sembrano tutti matti. E non ci sarebbe da meravigliarsi se entrassimo in guerra anche noi. È quasi sicuro ormai. Puccini ha sempre odiato la guerra, per lui è stato un avvenimento terribile, il peggiore. La odiava anche perché la gente non andava più a teatro e questo lo obbligava all'inattività. Cara Sibyl, questa guerra è troppo orribile. E le vite umane, vittoria o disfatta, sono sacrificate. Quando finirà? È una sospensione di vita. Il lavoro è una grande consolazione. Ma se non finisce questa guerra, cosa ne farà il mondo della musica? Negli anni della guerra, Puccini si ritira a Torre del Lago perché non può nemmeno viaggiare e andare in Austria e Germania come vorrebbe, visto che sta componendo un'operetta, La Rondine, in stile viennese. Tenterà anche di scrivere una commedia, Gianni Schicchi, ma è un'opera tutt'altro che comica, è un'opera amara, vi sono rappresentati tutti gli aspetti del male, come nel trittico, e non a caso lo scrive proprio durante la guerra. Negli anni aumenta la sensazione di Puccini di essere sempre meno al passo coi tempi e di conseguenza aumenta anche la frustrazione per non essere più, per non sapere più esprimere le esigenze musicali della sua epoca. È consapevole che ha sempre da parte sua il pubblico, ma si rende conto che la critica si sta spostando. Per lui vecchiaia significa essere diventato quello che Verdi era diventato quando venne Puccini. E sottolinea il fatto che Zandonai è ritenuto il suo successore, che è esattamente il termine, l'appellativo che diedero a Puccini rispetto a Verdi, il successore di Verdi. Nel frattempo in Italia si avvicinava il fascismo. E Puccini, per la verità, col fascismo ebbe un rapporto molto controverso. Puccini ha sempre tenuto una certa distanza dal fascismo come movimento politico, perché lo considerava patetico. Aveva solo una speranza, l'auspicio che Mussolini riportasse l'ordine in un'Italia con grosse difficoltà economiche e sociali. Sappiamo invece che Puccini voleva diventare senatore del regno e poteva farlo solo con l'aiuto del duce, come di fatto è accaduto. Ora sicuramente lui, essendo morto nel 24, non fece neanche in tempo a vedere il pieno sviluppo del regime dittatoriale. Il suo unico pensiero in questo momento è Turandot, l'opera che più di ogni altra rappresenta per lui uno sforzo immane.
Un'opera carica di angoscia, di brusche interruzioni, di ripensamenti. Ci sono parti in cui manca totalmente la musica, altre invece in cui inizia la strumentazione senza il testo, cosa mai successa prima. Sebbene non fosse terminata, la manda comunque all'editore, perché sa che non la completerà mai. Non può completarla, la sua ricerca musicale si è spinta troppo oltre. Negli ultimi mesi della sua vita, Puccini soffre di insistenti dolori al collo. Gli viene diagnosticato un tumore alla laringe, ma all'epoca le cure per questo male erano soltanto agli inizi. C'era una terapia alle radiazioni che si faceva solo in due cliniche in tutta Europa. Una è a Bruxelles. Puccini ci va, gli viene fatto un taglio alla laringe e gli mettono dei chiodi radioattivi per distruggere le cellule. È un intervento molto duro e faticoso per l'organismo. A Giuseppe Adami il 16 novembre del 1924, quindi assolutamente poco tempo prima della morte, Puccini scrive: e che l'amore, alla fine, invada tutti sulla scena, in una perorazione orchestrale. Il cuore di Puccini reggerà soltanto qualche giorno. È morto il 29 novembre del 1924. Qui l'opera finisce per la morte dell'autore.